12 verticale, la seconda stagione dell'anno. Estate! Allora si parte! Bentrovati cari amici e benvenuti al consueto appuntamento, l'appuntamento quotidiano con Benvenuti in TV Estate. Beh, anche oggi vi portiamo a scoprire, a ammirare e visitare un'altra località della nostra regione Marche. Ci troviamo a 550 metri sul livello del mare e oggi vi portiamo ad Arcevia. Il viaggio inizia da qui. E dopo queste bellissime immagini cartolina stiamo passeggiando qui per il centro storico di Arcevia. Sono in compagnia di Lucio Tribellini che ci racconta alcune particolarità. Ciao, grazie. Il centro storico d'Arcevia è ricco di soprattutto di testimonianze artistiche. Arcevia nasce intorno al 1200. Ci chiamavamo Rocca Contrada fino a 200 anni fa. Poi abbiamo cambiato nome in Arcevia. E come dicevo siamo nati intorno al 1200, abbiamo tracce soprattutto del periodo medievale, ma siamo ricchi anche di testimonianze artistiche del periodo rinascimentale, barocco. E in effetti adesso ti volevo portare a vedere il monumento più bello che abbiamo qui in Arcevia, cioè la collegiata di San Medardo. Andiamo. Ed eccoci qui Lucio all'interno della collegiata, prego. La collegiata nasce insieme alla città. Però come la vediamo adesso è frutto di un restauro fatto intorno alla metà del 1600, quando ad Arcevia c'era Livia della Rovere, l'ultima duchessa del Ducato di Urbino, che ha dato il via al rifacimento della chiesa. Qui ci sono tante opere d'arte, sia del periodo precedente, sia dei secoli successivi. E te ne voglio far vedere due o tre che sono particolarmente interessanti. Andiamo. Questo è il Polittico di Luca Signorelli. Signorelli, il grande pittore di Cortona che sta all'inizio del Rinascimento italiano. Questo quadro è il frutto, diciamo, di un innesto dei dipinti di Signorelli su una cornice più antica. Infatti, come vedi, la cornice è tardogotica e la pittura di Signorelli è rinascimentale. Questo, comunque, è il pezzo più bello e più importante che conserviamo qui all'interno della chiesa di San Medardo. Ma non è l'unico di Luca Signorelli. Abbiamo anche un battesimo che adesso ti mostrerò. Questa è la seconda opera che Luca Signorelli realizzò per Arcevia. Risale al 1508. Il Polittico, che abbiamo visto un attimo fa, era piaciuto molto agli arcivesi e gli commissionarono un battesimo. Signorelli ha realizzato queste figure pienamente rinascimentali, molto vigorose, sembra di vedere delle statue dell'antica Grecia, immerse però in un paesaggio che non è quello del fiume Giordano, ma è quello tipico che si poteva vedere all'inizio del 1500 tra le Marche e l'Umbria. Mentre da quest'altro lato abbiamo un altare in maiolica di Giovanni della Robbia, il grande scultore fiorentino vissuto all'inizio del 1500, la cui famiglia è quella che ha inventato la maiolica, cioè la terracotta invetriata in Italia. Ed ora so che vuoi farci da guida e farci visitare un altro spettacolo di Arcevia. Sì. Dopo le bellezze artistiche volevo farti vedere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, quindi ci possiamo spostare in cima alla collina dove c'è il parco Giacomo Leopardi. Andiamo, venite con noi. Ed eccoci qui Lucio, siamo entrati all'interno del parco. Il parco è stato istituito nel 1893, quindi è un parco anche molto antico, nato dopo l'Unità d'Italia.
per abbellire e arricchire il centro storico. Il Parco Leopardi è ricco di almeno 60 specie botaniche diverse, di cui 30 sono specie autoctone, cioè tipiche dell'Italia centrale, tipo la roverella, il leccio, ma abbiamo anche una trentina di esemplari di piante che provengono dall'esterno, anche da paesi esotici. Salendo, siamo arrivati al terzo livello del Giardino Leopardi. Da qui si scorge un panorama mozzafiato. C'è anche un aspetto storico qua su in cima, ti ci ho portato apposta. Immagina che qui c'era un piccolo castello, il Cassero di Arcevia, che praticamente controllava e difendeva la città nel corso del Medioevo. Adesso sono anche in corso dei lavori di restauro di una parte delle mura, come vedi laggiù in fondo, e speriamo di poter riportare alla luce un po' tutto il perimetro di questo cassero, un po' per volta. Grazie Lucio per questo bel tragitto che ci hai fatto fare. Noi ritorniamo in piazza, parliamo di gastronomia, quindi cambiamo totalmente genere e partiamo subito da questo video e da questa ricetta. E dopo questo bellissimo video che ha anticipato una prestigiosa ricetta tipica locale qui di Arcevia, noi ritorniamo in diretta da Piazza Garibaldi. Sono le ore 12:54 minuti, in mia compagnia Cristina Montalbini, titolare appunto di un agriturismo e dell'azienda agricola, che ci illustrerà e ci regalerà questa ricetta, crescia di polenta. Sì, buongiorno a tutti. E in realtà la crescia di polenta è una ricetta di recupero che si faceva nelle case dei contadini quando la polenta avanzava, e quindi in quantità uguale si utilizza polenta già preparata e farina di grano con un pochino di uovo e olio extravergine di oliva. È tutto qui, è semplicissimo, si cuoce alla brace sulla piastra o su una griglia e si farcisce con i prodotti tipici nostri, tipo il pecorino come abbiamo qua, del lonzino, e adesso con questo caldo possiamo aggiungere della rucola, del pomodoro fresco, a piacimento, come preferite. Diciamo, Cristina, che è un piatto che non ha stagione. No, assolutamente non ha stagione, perché lascia largo spazio alla fantasia per quanto riguarda il ripieno, e addirittura per i più piccoli a volte la facciamo anche con della crema spalmabile o con la marmellata fatta rigorosamente in casa. Oltre alla crescia di polenta, tanti sono i prodotti artigianali no, che poi voi invece create. Assolutamente sì, tutto artigianale, tutti prodotti con le farine e le materie prime del nostro territorio. Per esempio qui abbiamo dei biscotti fatti con delle mandorle e dell'uvetta, dei frollini con marmellata di visciola, dei cantucci, tipo cantucci, qui da noi si chiamano stracca ganasce, con le nocciole di un produttore qui di Arcevia, ad Avacelli, e questa è una torta
torta di mele fatta con la mela del Papa, che è una specie antica tipica della nostra zona, e quelli là sono i biscotti fatti con l'ammoniaca, proprio il biscotto più semplice che si trovava in tutte le case dei contadini. Adesso tra qualche secondo degusteremo il tutto con calma, ma vogliamo parlare dello street food che appunto decollerà domani sera qui ad Arcevia, no? Assolutamente sì, domani sera e venerdì sera. Tra l'altro colgo l'occasione per invitare tutti quanti per una serata in cui offriremo dell'ottimo cibo, la nostra buona compagnia, la nostra splendida piazza e musica, divertimento per grandi e piccini. Non mancate! Cristina, grazie per essere stata con me e con tutti noi qui a Benvenuti in TV in diretta da Arcevia. Adesso noi degusteremo i tuoi prodotti, linea alla regia e poi ritorniamo in onda da qui. A tra poco! Viva! Molino Orsili! Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura Elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Una nuova dimensione di ibrido. Un nuovo modo di viaggiare. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Lo abbiamo fatto per te. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a due o quattro ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Ed eccoci ancora qui in diretta da Arcevia, sono le ore 13, puntualissimi come sempre. Beh, in mia compagnia Martina Mencarelli, consigliera comunale qui appunto facente parte quindi dell'amministrazione comunale di Arcevia, e vorrei partire con te da una data molto importante, 20 giugno 2022. Allora, il 20 giugno 2022 siamo entrati a far parte del club dei borghi più belli d'Italia, che è un club molto prestigioso perché lavora a vantaggio dei piccoli borghi, e la Regione Marche vanta con Arcevia il numero di 30 borghi presenti in tutto il territorio marchigiano. Quindi adesso la Regione Marche decreta, no, il record assoluto per quanto riguarda i borghi più belli d'Italia. Già. E invece per quanto concerne l'estensione del territorio? Allora, Arcevia si estende su 126 km quadrati, è un territorio immerso nella campagna marchigiana e è un territorio molto peculiare e particolare. C'è biodiversità, specialità enogastronomiche, ci sono 9 castelli e 18 frazioni, quindi è un territorio molto esteso e che vanta veramente un paesaggio bello in tutte le stagioni. Benissimo. Senti, invece, vogliamo anche raccontare e parlare della ciclovia?
Sì, c'è, è stata inaugurata qualche mese fa la cicloappenninica delle Alte Marche, che anche questo è un lavoro in sinergia con altri comuni vicini, limitrofi, e quindi è una ciclovia che permette un turismo sostenibile, adatto alle biciclette, e che collega, solo per dirne alcuni, Frontone, Cantiano, Sassoferrato, Acqualagna e ovviamente Arcevia. E anche in quest'estate 2023 mi avete raccontato poco fa che c'è tanto turismo, non solo italiano, turismo anche straniero. Sì, ci sono tanti turisti del nord Europa e quindi ci fa piacere accogliere tutti. L'ufficio turistico è sempre aperto, è in questa piazza e c'è anche un bellissimo sito da visitare online che vi potrà offrire offerte personalizzate e per chiunque. Grazie Martina, rimani con me. Noi questa mattina qui ad Arcevia siamo arrivati abbastanza presto e non potevamo che non farci una bella passeggiata sul Monte Croce e Guardia. Guardate questo contributo. Viva! E siamo saliti a 700 metri sul livello del mare. Siamo sul punto più alto, nonché più panoramico di Arcevia. Siamo in cima al Monte della Croce. Questo è il monte stesso poi dove su cui sorge Arcevia, e dove ci sono anche i resti del più antico abitato di Arcevia. Qui è stato trovato un villaggio dell'età del bronzo finale, quindi parliamo di almeno 1000 anni avanti Cristo, che si estendeva sui pianori alla nostra sinistra, mentre di fronte a noi abbiamo un panorama spettacolare che abbraccia buona parte della catena appenninica umbro-marchigiana, mentre se ci giriamo dall'altra parte possiamo vedere un bel profilo di Arcevia e scorgiamo dietro di Arcevia il mare. E intanto Lucio siamo scesi di qualche metro, siamo qui sull'area appunto del Monte Croce, area gettonatissima per quanto riguarda picnic, quindi uscite domenicali, no? Sì, i prati del Monte della Croce sono perfetti per fare delle scampagnate, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. E davanti a noi abbiamo il Monte Guardia. Esatto, il Monte della Guardia. Tra dove siamo noi adesso e il Monte della Guardia è dove ti dicevo che si trovava questo villaggio dell'età del bronzo finale, e abbiamo in programma di realizzare un parco archeologico dedicato proprio a questo villaggio, con anche le ricostruzioni di almeno una capanna e di altre strutture del villaggio, e speriamo di poterlo portare a termine quanto prima. Viva! Ed eccoci ancora qui in diretta, siamo nel cuore di Arcevia, sono in compagnia dello storico presidente della Proloco, Leonardo Felicetti, Proloco che ha compiuto i 50 anni di vita e Leonardo da 25 anni al timone, Sì, sì, grazie. Allora io da 50 anni che sto all'interno della Proloco e contando gli anni, 25 anni di presidente. Grazie anche ai collaboratori che abbiamo fatto tante cose, però io più di tutti ecco, mi occupo del territorio perché i 9 castelli che c'ha il comune di Arcevia, 124 chilometri quadrati, penso che se giriamo tutta l'Italia un paese come Arcevia del territorio non c'ha 9 castelli sistemati tutti qua, ma tra l'altro nella parte più consistente c'è anche un ristorante, un bar, oltre a tutti B&B che ci sono, eccetera. Molto curati ed accoglienti, quindi. Molto curati e accoglienti. Quindi grazie al portale turistico che abbiamo fatto, Elisabetta ne sa qualcosa. Arcevia è vista in tutto il mondo, dappertutto. Quindi questo noi, è un grande primato. Quindi noi dobbiamo puntare sul territorio, perché il territorio come il nostro veramente difficilmente si trova. Dagli anni 50-60 fino adesso il turismo Arcevia è stato sempre la punta di diamante, diciamo. Bene. Delle cose. Bene, grazie Leonardo. E Elisabetta Mennella, vicepresidente da tantissimi anni appunto della Proloco qui di Arcevia, ci puoi anticipare quello che c'è in calendario per quest'estate 2023 per quanto riguarda appunto spettacoli, eventi? Allora, abbiamo da domani a venerdì lo street food all'Arcevese, che di cui ha già parlato Cristina, in cui le eccellenze del territorio propongono i piatti della tradizione arcevese in versione street food. Sabato e domenica nel castello di Caudino verrà ricordata la figura di Leo Moreci,
lo storico unico abitante del castello, con 2 giorni di enogastronomia anche lì di alto livello, con passeggiate in bicicletta, a piedi, motogiro, escursioni a cavallo. A fine mese, l'ultimo fine settimana di luglio, ci sarà la Sagra della Lumaca a Montefortino, un'altra sagra storica da 40 anni sul territorio, con la rievocazione celtica, perché a Montefortino c'era la necropoli celtica e quindi viene esaltata con la rievocazione storica. Ad agosto la Sagra del Tartufo di Ripalta, perché questo è un territorio di tartufi. Nei 4 martedì di agosto ad Arcevia ci saranno i mercatini di artigianato, antiquariato e modernariato di Carla, che è una signora che si occupa di organizzare mercatini di qualità, che a cui si aggiungeranno l'Arcevia Jazz Fest, il torneo di biliardino dell'Avis e concerti. E poi vi aspettiamo a settembre, l'ultimo fine settimana, dal 22 al 24 per la festa dell'uva. E proprio qui voglio arrivare. Ci puoi anticipare qualcosa? Gli artisti che ne faranno parte? Edizione arrivata a quale numero? 67esima edizione, purtroppo per causa pandemia e alluvione abbiamo dovuto saltare 3 edizioni. E cosa bolle in pentola? Bollo in pentola, le cantine con enogastronomia che racconta il territorio di alta qualità, grandi spettacoli, avremo quest'anno, inizieremo il giovedì con l'elezione della Vergara, cioè la donna che sarà presidente di giuria, quindi una donna del territorio che conosce le tradizioni, che sarà il presidente di giuria del piatto della tradizione. E come ospiti, work in progress, giusto? Sembra che avremo la signora della TV, della cucina italiana, Anna Moroni, e un ospite speciale per la domenica. Fantastico, grazie per averci accolti così con tanto affetto. Io cedo la linea ai colleghi di All News, quindi il nostro TG regionale in diretta da Fano. Benvenuti in TV Estate, vi saluta da Arcevia, vi dà appuntamento a domani con Romina Verdini lì alle ore 12.45 da un'altra prestigiosa località della nostra regione Marche. Grazie, arrivederci e buon TG. 12 Verticale, la seconda stagione dell'anno. Estate! Allora... Si parte! Yeah.